Oggi vi faccio un tutorial perché vedete occhialoni perché è molto microscopico. Questo tutorial sarà questo braccialetto. Vi farò vedere l'uso degli schiaccini, coprischiaccini, cavetto d'acciaio e quant'altro. Ma mettiamoci al lavoro. Allora, partiamo subito dal filo. Il filo ci vorrà un filo di cavetto d'acciaio. Si chiama cavetto d'acciaio, è un cavetto d'acciaio ricoperto di silicone. Non si può girare come si gira un chiodino. Questo rimane sempre rigido, non si piega mai, rimane sempre molto malleabile in questa maniera. Ricoperto di silicone, ve l'ho detto. Io uso quello di 0,3 mm, non è 3 mm, è 0,3 mm. C'è anche 0,5 mm e c'è anche 0,2. Io prendo lo 0,3 perché è, diciamo, una misura media. Poi vi serve gli schiaccini. Gli schiaccini sono questi anellini piccolini qua, questi. Forse li vedete meglio qua. Sono questi due. Si chiamano schiaccini perché si schiacciano e imprigionano questo cavetto. Può essere cavetto, può essere filo da bigiotteria. Qualsiasi materiale serve per infilare le collane, i braccialetti e quant'altro. Quindi, poi vi serve una campanella apribile, un moschettone, queste due campanelle chiuse, cioè sono girate due volte in modo che non passa nella congiunzione della campanella il filo, perché è talmente sottile che se si prende una campanella apribile nel mezzo ci può passare questo filo dove si apre la campanella e quindi si apre il braccialetto. Poi vi servono i coprischiaccini, perché questi schiaccini hanno bisogno di essere coperti perché non sono belli in un progetto di bigiotteria, ok? Io ve lo faccio con i cristalli, è una cosa molto semplice. Poi se prendete delle pietre dure, dei componenti più belli, è chiaro, sarà più bello. Questi sono cristalli, diciamo, mezzi cristalli, sono proprio quelli veri. Comunque io ho deciso di farlo bianco e blu, ok? Bianco e blu. Ora, blu qui non ci si vede per niente. Però se ve lo mettessi qua lo vedreste, ma non vedreste le campanelle. Sono qualcuno già sciolto, perché io qui c'ho delle rovette qua. Vabbè, vi apro questo. Vi apro questo qua. E come potete vedere, questi sono blu e questi sono bianchi, però qua non ci si vede il bianco, qua non ci si vede il blu. Quindi poi bisogna prendere una decisione. Allora, partiamo dall'inizio. Si prende questo cavetto di silicone e acciaio. Qui c'è una fermata. Dove si compra questa roba? Allora, questa roba si compra dove vendono gli accessori per bigiotteria, si compra su internet, cercate minuteria per bigiotteria e trovate tutte queste. Ci sono, diciamo, dei kit dove hanno un po' di tutto, oppure io li prendo al mercato a Pontedera. Chi mi segue sa che io abito vicino a Pontedera, in provincia di Pisa, dove il venerdì c'è un bel mercato, la venerdì mattina, e c'è dalla stoffa alla roba per la bigiotteria, c'è un po' tutto, c'è diversi banchetti degli indiani e hanno tutta questa roba, i cristalli, le pietre, tutta la minuteria si compra in queste bustine qui. Ok, allora schiaccini, coprischiaccini. Coprischiaccino è questa specie di lunetta aperta da una parte, questa qui. Questa, vedete, ha un forellino da una parte, non si vede molto bene. Lo faccio vedere così, forse così la vedete meglio. Ah, oh, santalo! È aperta da una parte e dentro c'è uno spazio all'interno. Serve per coprire lo schiaccino, perché questa schiacciandola si ottiene una pallina. Tanto ora ve lo faccio vedere. Allora, intanto prendo lo schiaccino, lo inserisco nel filo cavetto d'acciaio e inizio a no, e metto subito la campanella, quella chiusa, così, quindi mi ritrovo schiaccino, campanella, rientro nello schiaccino così, in questa maniera. Poi ci vuole gli occhi buoni, bimbe, per queste cose. Oh, Gesù! Praticamente ottengo questa cosa qui. Ok? La campanella inserita. Ora io questo schiaccino lo porto più vicino possibile alla campanella, perché poi lo schiaccerò e bloccherò tutto. Me lo giro di qua perché faccio meglio. Prendete una pinzetta piatta. Lo avvicinate non proprio tantissimo, perché poi dovremo mettere il coprischiaccino.
in questa maniera. Oh, scusate, questa è la campanella che abbiamo messo e qui c'è questo schiaccino. Io lo, come si chiama schiaccino? Perché va schiacciato, si schiaccia e diventa piatto in questa maniera e mi blocca tutto il mio filo d'acciaio. Ok, così vedete, è diventato proprio piatto. Ora, questo schiaccino è brutto a vedersi. Allora si prende questo qui. Si prende il coprischiaccino, che ecco. Ci sono anche delle pinzette apposta fatte per coprischiaccini, però vi assicuro che si ottiene lo stesso risultato anche così. Imprigiono lo schiaccino dentro questa mezzaluna e schiaccio. E ho coperto lo schiaccino e mi si è formata questa pallina. Ok? In questo modo. Quindi quando vedete queste forme è questa qua. Ok? Chiudetela per bene e diventa una pallina. Ora calcoliamo la misura di un braccialetto. Ah, questo che avanza o lo fate andare dentro mentre infilate i cristalli o lo tagliate al pari. Anche prima magari di inserire lo schiaccino. Allora io intanto taglio il filo, fissatelo sempre qui prima di tagliare, perché altrimenti vi si disfa tutto, a questo vi si disfa tutto questo rotolino. Quindi io considero un bracciale bello abbondante in modo da poterci lavorare bene. Questo lo levo e mi ritrovo questo filo. In questo filo io inserisco le perline che voglio infilare, in questo caso una blu, diciamo ne posso fare anche due blu. È una chiara, questa è un po' melangiata con l'argento, cioè vi mettete già in sequenza tutto quello che volete infilare in questo braccialetto, in questo caso farò così, due bruno bianco, vediamo un po' come torna per la lunghezza del polso e poi ci si ritrova a quando si terminerà di infilare il bracciale. Questo cavetto qua che vi è rimasto lo potete proprio inserire qua dentro, dentro a questi cristalli, così verrà anche nascosto un pezzetto e poi il resto, chiaro, lo tagliate in questo modo. Ok? Proseguo fino a tutto il bracciale. Allora, sono quasi al termine e vi voglio dire questa cosa. Allora, quando io infilo i cristalli, preferisco sempre usare il cavetto d'acciaio per questo motivo, perché i cristalli dove hanno il foro possono essere scheggiati e la scheggiatura è tagliente. Se ci metto un filo, di quelli normali, di filo, non di acciaio, si può rompere tempo zero, capito? Mi sono spiegata. Guardiamo la misura, vediamo un po' quanta ne serve. Mi ci metto il mio polso e lo faccio a mia misura. Direi che così basta, perché poi ci sarà il moschettone, ci sarà la campanellina e allora lo finisco con due cristalli blu all'inizio e due cristalli blu alla fine. Ok? A questo punto riprendo, questo non mi serve più, questo nemmeno, riprendo lo schiaccino, lo infilo qua. Riprendo un'altra campanella di quelle chiuse, la infilo, rientro nello schiaccino in questo modo. Mi devo fare gli occhiali da vicino più forti, ragazzi, perché non ci vedo. Poi faccio così, tiro bene, in modo da che siano che sia ben coperto il cavetto, che non si veda fra una perlina e l'altra. Ok? E mi ritrovo in questo modo, vado a schiacciare lo schiaccino così, in questa maniera. Ok? Questo lo faccio entrare un po' nel buco del cristallo, qua, se ci vedo. Bimbi, ragazzi, cioè, patisco delle pene dell'inferno, perché non ci vedo un cavolo niente. E rientro qua e così lo taglio, non proprio rasente qui, ma nel mezzo a questi due cristalli, che sarà ancora più sicuro, eh? E lo vado a tagliare qua vicino e mi rimarrà sotto e non si vedrà niente.
Ora prendo la pinzetta, tengo questo un po' così, in questo modo, e qui ci vado a mettere il coprischiaccino, che è sempre qua. Io li trovo in queste bustine qui, costano 2 euro, se ne trova un bel po', queste bustine. Questa mezzaluna concava, si prendono le pinzette piatte, però preferirei queste. Però mi devo tenere un po' lontana questa qua. Quindi tengo così, prendo questo coprischiaccino nella pinzetta. Tengo questo in mano, inserisco il coprischiaccino qua e schiaccio. E mi si forma la pallina. L'aggiusto per bene, la stringo per bene. Non importa stringere tantissimo, però si forma in questa maniera. Ok? Questa pallina. E si copre tutto. Ora prendo la campanella, invece quella che si apre. La apro sempre ad S in questo modo, così vedete una S. La inserisco da una parte, ci metto il moschettone e chiudo. Forse se ce la mettevo più piccola era anche più bellina. Vabbè, ho trovato questa così la vedete meglio. Questa campanella la potete trovare anche più piccola, eh? E alla stessa campanella poi prendo magari un charms, in questo caso un cuoricino per farlo un pochino più rifinito. Scusate, l'ho già chiusa, prima di chiuderla potevo proprio anche inserirci questo charms. Così. Ecco, non faccio altro che prendere il mio moschettone. Andare a chiudere il mio braccialetto. Bello e pronto. Ecco qua. E non si romperà mai perché col cavetto d'acciaio è resistente. Qui ci potete attaccare anche altri pendolini, quello che volete. Lo potete fare sul dorato. Ora io avevo questi cristalli che sono sull'argentato e l'ho fatto sull'argento. Tanto il cavetto d'acciaio è tutto uguale, è sempre così. Non c'è dorato, eh. Cioè, è sempre tutto così, almeno io non lo conosco dorato. E quindi tanto rimane all'interno e non si no. Invece i coprischiaccini si trovano anche dorati, come gli anellini, le campanelline apribili, i charms, tutto quanto, ok? Io spero di esservi stata di aiuto. Allora, lo metto qui perché tanto si vede bene. È già fatto. Ecco. Bene, io spero di esservi stata utile, in una piccola lezione di bigiotteria. Se ne volete altre, scrivetemelo nei commenti. E se avete altre richieste, sono ben lieta se posso di accontentarvi. E come sempre, mettete un like se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi tutorial. Come sempre, un bacione dalla Beche. Ciao!